La vita non finisce, si trasforma. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video veramente veramente speciale a cui sono felice di farvi partecipare. Oggi parleremo della tecnica giapponese del kintsugi, cioè la tecnica del valorizzare il tempo che passa sugli oggetti che amiamo. Molto spesso una ciotola a cui teniamo, un piatto, una tazza ci scivolano dalle mani e si rompono in mille pezzi e noi pensiamo che sia finita un'epoca, sia finito un ricordo. In realtà il kintsugi proprio questo ci dice: no, ha soltanto modificato il suo stato d'essere, ma può essere anche impreziosito dal tempo che le passa attraverso, impreziosito attraverso l'amore, la dedizione e la tecnica di chi tiene a quell'oggetto. È un modo per trasformare le cose, per farle continuare a veicolare nella nostra vita in forma diversa, ma non in forma più brutta, in forma arricchita del tempo che passa. E oggi noi applicheremo proprio questa tecnica bellissima e vi spiegherò per filo e per segno di cosa si tratta nella tecnica durante il tutorial. Prima però voglio ricordarvi un paio di cose. Innanzitutto di venirmi a trovare su Instagram e di taggarmi con l'hashtag arte per te video. Ogni volta sceglierò uno tra di voi che mi ha colpito per il suo lavoro e lo mostrerò in video. Oggi è il turno di Milart con i suoi gioielli incassati nella terracotta. Ciao Milart, grazie di avermi taggato e di farci conoscere la tua arte. Saluto Mila, credo si chiami, grazie per avermi taggata e invito tutti voi a farlo e a farmi conoscere il vostro modo di creare e a farlo conoscere anche agli amici di Arte per te. Su Instagram mi troverete sempre come Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, cercate il loghino classico di Arte per te. Venitemi anche a trovare su Facebook, sempre Arte per te, sempre pennello bianco su fondo rosso, per avere 3 video al giorno di diversificata natura, sempre artistica naturalmente, per sbizzarrire la vostra creatività. E allora ragazzi, adesso basta parlare, andiamo a dare nuova vita a qualcosa che sembra averla perduta per sempre. Ed ecco l'occorrente per il nostro kintsugi. Innanzitutto il pezzo che si è rotto, nel nostro caso questa bella ciotolina. Allora noi cercheremo di reincollarla dapprima e poi elaborare la tecnica del kintsugi che definirei all'italiana. Come vedete è già stuccata perché il proprietario aveva già provveduto a fare delle ottime stuccature. Ci servirà dell'alcol con dei dischetti di cotone, della gomma lacca che può essere naturale o decerata e trovate il video qui dove ce l'hai col pallino, una missione istantanea, la mia preferita è questa della Ferrario, una colla acetovinilica presa rapida, io uso questa ma ce ne sono mille in commercio, poi un cuscinetto da dolatore, un coltello da dolatore, nel mio caso della Tintoretto, e un pennello da poco conto perché lo useremo con la missione quindi si rovinerà, e poi la foglietta d'oro, io sceglierò una foglietta in oro zecchino, ma voi potete utilizzare qualunque di queste colle in questi piccoli tubicini che sono a presa rapida. Ricordatevi, se l'incollaggio viene male potete rimuovere tutto con del semplice acetone. Cominciamo subito con il detergere e lo sgrassare a fondo le ciotoline passando un batuffolo imbibito con dell'alcol. Sgrassate e pulite bene anche la zona della frattura. Adesso con velocità, decisione e senza paura mettiamo la nostra colla. Mettiamola su tutto il bordo da incollare senza eccedere perché troppo poi incollerebbe male. Quindi cerchiamo la giusta maniera di incollare senza far rimanere fessurazioni e teniamo pressato per qualche secondo. Quindi rimuoviamo ancora da fresco l'eccesso di colla con un batuffolo di cotone imbibito di alcol. E voilà! Adesso versiamo un goccio di missione in un bicchierino, quindi passiamo la missione su tutte le parti ferite della nostra coppetta che vogliamo
rendere dorate, quindi su tutte le stuccature precedentemente fatte e su tutto il bordo della frattura. Se la frattura è profonda, quindi i bordi non combaciano, dovrete stuccare tutta la frattura. Nel mio caso invece i bordi combaciavano e non lasciavano fessurazione, quindi procedo direttamente con la missione. Cercate di non sbordare e rispettare i margini della fessurazione e anche le diramazioni di essa. Ecco, questa è la foglia di oro zecchino, 10x10, ultra sottile, ultra costosa, quindi per impratichirvi non usatela. E per tagliarla, qualora doveste usarla, usate soltanto coltelli validi. Questo della Tintoretto è uno dei migliori che io abbia mai usato. Adesso con una spatola da doratore, se avete le mani un po' sudaticce, usate sempre la spatola da doratore. Se invece avete delle mani totalmente asciutte, potete anche utilizzare le dita per prendere l'oro e apporlo sulla ciotolina, così come vi faccio vedere adesso. Naturalmente questo con le dita potete farlo solo se è oro zecchino, perché non ossiderà. Se invece è oro finto, continuate con la spatolina da doratore. Mi accerto che tutte le parti in cui ho passato la missione siano coperte dall'oro, quindi rimuovo l'eccesso d'oro con un pennello dalle setole morbide, compiendo movimenti circolari molto delicati. L'oro si staccherà e quello che rimarrà attaccato alla ciotolina, lì dove non c'è la missione, lo rimuoverò con il passaggio di un bisturi molto molto delicatamente. Adesso copro tutto la lacuna dorata con della gomma lacca. Nel mio caso utilizzo la gomma lacca decerata. Trovate tutti i video relativi alla gomma lacca dove ce l'hai col pallino o giù in info box. Lasciate asciugare perfettamente la gomma lacca prima di procedere al passaggio successivo. Siccome voglio imitare la tecnica originale, voglio dare uno spessore all'oro abbastanza cospicuo, quindi ripeterò la doratura, ripasserò nuovamente la missione, la farò tirare, quindi riapplicherò l'oro, lo farò stabilizzare per qualche secondo, rimuoverò nuovamente l'oro col pennellino morbido, quindi rifilerò l'oro sbordato male o quello che è adeso alle parti in cui non ho messo la missione, e adesso risigillerò tutto con la mia gomma lacca decerata. Quindi lascerò riposare per un paio di giorni, perché ho immesso molto materiale stratificato e il tutto ha bisogno di stabilizzarsi prima di poter essere preso, spostato o essere messo vicino a qualcosa magari di peluscioso, perché tutto potrebbe rimanere appiccicato alla nostra lacuna. E voilà, ecco la nostra ciotolina con la sua nuova vita dorata, col passaggio del tempo indicato su di esso. Il kintsugi che vi ho fatto vedere io possiamo definirlo un kintsugi all'italiana, con la tecnica dell'oro zecchino e della missione. Ci sono anche altre tecniche di kintsugi, alcuni fatti con colla bicomponente miscelata alla porporina. Io non vi ho proposto questo metodo perché la porporina dopo poche settimane tende ad ossidare e diventare verde, quindi rovinerebbe il vostro pezzo. In realtà il kintsugi originale andrebbe fatto con una lacca che noi non abbiamo, naturale, e con dell'oro in polvere naturale. Quindi la tecnica che più somiglia
quantomeno per apposizione di materiali autentici come l'oro zecchino, è questa che vi ho fatto vedere oggi e che vi consiglio caldamente. Bene, questo è il nostro lavoro finito, ora vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Visto che è venuto bene il nostro lavoro impreziosito di una materia dorata che segnerà il passaggio del tempo valorizzandolo, apportando un qualcosa in più a questo oggetto. E allora provate con ciò che avete rotto ultimamente a casa a cui tenevate. E allora da oggi possono continuare ad essere oggetti preziosi della vostra vita, arricchiti anche della vostra apposizione sentimentale e di concentrazione e valorizzazione. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su e condivisione, mi raccomando, condividetelo sulla vostra pagina Facebook, mettete tanti mi piace e soprattutto lasciate tanti commenti. Io vi aspetto, vi ho detto, su Facebook sì, su Instagram sì, vi aspetto anche sui miei due altri canali: Ombretta, il mio canale di beauty, lifestyle e divertimento, anche vlog, e anche su Due Cuori Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Basta parlare, non ci rimane che darci appuntamento sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!